Come ti chiami? Io ho un nome senegalese, mi chiamo Aliou e chiamo Aliou. Da dove vieni? Io vengo del Senegal e abito in una città che si trova al centro del Senegal, che si chiama Touba e che fa quasi 3 milioni di abitanti, è la seconda popolazione del Senegal dopo il capitale, è Dakar. Sì. Sei sposato? Sì, io ho sposato, ho 17 figli e qui 9 figli vivono con me e altri vivono in Senegal con l'altra mamma. Qual è la tua religione? Io sono un musulmano. Che scuole hai frequentato? Io ho fatto tutto il mestiere, non ho avuto tempo di andare a scuola. Cosa ti manca del tuo paese? La prima cosa che mi manca è mia mamma, che io non sono riuscito a portare qua perché lei non vuole. In due, e mi manca la terra, altri figli che sono lì e gli amici. Mi manca tutto. Con chi vivi? Qui io vivo con la mia famiglia e a loro vivo con i miei figli. Qual è il tuo sogno? Io ho il mio sogno, il più grande, di un giorno poter tornare a casa. Che lavoro fai attualmente? Attualmente sono un ambulante. Hai progetto di vivere in Italia per sempre o vorresti tornare in Senegal? Io prego, buon Dio, che mi aiuti a tornare il più presto possibile, perché nella vita non si può rimanere tutto il tempo fuori, immigrare. Significa andare a cercare qualcosa che ti manca e tornare a casa tua. Ti senti una persona libera? Ma molto libera anche. Secondo te gli italiani sono razzisti? Razzisti no, ignorante c'è qualcuno. Sei stato vittima di episodi di razzismo? Una volta sì. Come vede l'Italia chi vive in Senegal? La vedono un peso molto andato avanti. La vedono un peso di mirare, la vedono un peso accoglienza, la vedono un peso lavoratori. Nel tuo paese a che età si sposano le donne? E lì si sposa anche di età giovanissima, perché io la mia prima moglie l'ho sposata quando avevo 16 anni lei. La donna e l'uomo hanno gli stessi diritti? Eh sì, diritti e forse come si dicono qua, il donne di qua hanno più diritti dell'Africa o dell'altra parte. Dipende dalla cultura. Il cultura del Senegal, la donna credo che è molto libera. Cosa ti piace dell'Italia e cosa ti piace del Senegal? Allora, l'Italia mi piace che sono i lavoratori. Il Senegal, quello che mi piace è lì. Abbiamo i nostri valori, i nostri nonni che sono stati esempio di tutto il mondo. Le leggi italiane sono troppo morbide, troppo dure oppure vanno bene così? Quello che è importante, le leggi che mettono sia in Italia sia in un'altra parte, devono essere leggi che vale per tutti e non sono uguali per tutte. Come sono le leggi del tuo paese rispetto a quelle italiane? E per la nostra legge anche, quando li fanno democraticamente, ci sono i corrotti, quelli che non è finito ancora in Africa. E che, come dico io, i politici continuano a fare queste cose perché proteggono quelli che sono amici loro, quelli che sono loro parenti, gli altri non contano niente. Le leggi sono tutte buone, dipende da come li usiamo. Se le usiamo male diventano leggi che non sono buone. E lì. Che cos'è la solidarietà? Una casa che è attaccata con l'altro
c'è un bel piatto di pasta oggi, tu fai così, sai che gli altri non hanno preparato il pranzo, tu lo devi dividere con loro. Terang è una parola che quando tu vedi un senegalese, tu nomini un nome di Terang e si ferma a girare e chiederti dove hai saputo queste parole. Il Terang vuol dire dividere tutto e con tutti. Where we're at.